progetto innovativo che tende a dare una risposta a quella che è l'emergenza bollette, così diciamo l'abbiamo battezzata per rendere comprensibile il concetto a tutti, attraverso l'attivazione di processi virtuosi, quelli tipici della sussidiarietà circolare e del welfare rigenerativo. Abbiamo proposto attraverso un bando alle associazioni del territorio di attivare una raccolta attraverso mezzi tracciabili, quindi un conto corrente o una piattaforma, promettendo di moltiplicare quanto raccolto e che dovrà essere destinato appunto a sostenere le famiglie che vivono l'emergenza bollette. Perché dicevo che abbiamo attivato la sussidiarietà circolare, il principio di una sussidiarietà che progetta gli interventi con le associazioni del terzo settore che conoscono le realtà e le sostengono in primo luogo. E poi il coinvolgimento della società civile, del mondo economico anche, che oggi è chiamato non tanto a non fare, cioè a non inquinare, a non creare diciamo, un lavoro che sfrutti le persone, quanto a fare, cioè a dare una risposta alle esigenze sociali del territorio in cui opera. Ci sono diverse associazioni qui presenti che poi saranno interessate. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata appunto dal desiderio di dare una risposta a quella che percepivamo come una grande emergenza che coinvolgerà anche persone che non sono abituate a chiedere il sostegno, perché oggi tanti pensionati che riuscivano con grande fatica, ad esempio, ad arrivare alla fine del mese, avranno invece problemi e dovranno tra l'altro superare anche delle remore di tipo psicologico. E colgo l'occasione per invitarli tutti, piuttosto che cedere alla disperazione, a chiedere aiuto. Sarà un, come dire, soprattutto un momento di grande sofferenza emotiva, psicologica, morale, ma siamo tutti insieme, su questa barca, c'è un mondo di, appunto, di accoglienza che li aspetta, quindi non abbiate timore di chiedere aiuto, non c'è da vergognarsi, può succedere a tutti in alcune fasi della vita, quindi rivolgetevi a chi è vicino a voi ed ecco perché la scelta anche di tante associazioni che sono sparse sul territorio, che operano in maniera diversa e che possono dare una concreta risposta. Com'è possibile contribuire? È possibile contribuire attraverso un versamento sui conti correnti segnalati dalle associazioni stesse, e che noi comunicheremo attraverso il nostro sito, attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso tutti i mezzi di comunicazione che offriranno la loro collaborazione e naturalmente contattando le associazioni stesse del territorio. È importante che i versamenti siano tracciabili proprio nel segno della trasparenza perché a loro, noi dovremo fare riferimento poi nel duplicare queste offerte.